Giovanni Consalvi, segretario generale provinciale della FSP, il sindacato di polizia già UGL. In questa settimana il territorio ha esultato per la presenza dello Stato, voi però avete evidenziato sia le rose che le spine. Le rose, ovvero il plauso alle forze dell'ordine per le operazioni antimafia, c'è però qualche spina, tipo all'aeroporto Gino Lisa. Sì, effettivamente, come già ho avuto modo di dire, come polizia, con l'arrivo del nuovo questore della Cioppa, con i nostri funzionari e con tutti i colleghi dalle volanti alla scientifica, alla squadra mobile, i colleghi dello SCO, i colleghi carabinieri, siamo riusciti a ottenere dei buoni risultati nell'ultimo periodo. Solo che, ecco, la nostra preoccupazione adesso, noi abbiamo fatto un appello in questo senso alle amministrazioni locali affinché non venisse chiuso il posto di polizia, perché non è tanto il togliere il poliziotto all'aeroporto, perché secondo noi questo è soltanto un primo passo alla chiusura dell'aeroporto. Quindi, che cosa può comportare appunto questa chiusura del posto di polizia e come verrete poi dirottate voi come forze dell'ordine? Vabbè, noi purtroppo, per noi poliziotti, il lavoro non manca, perché comunque, ecco, i risultati di queste settimane ha dimostrato che comunque la criminalità c'è, quindi il poliziotto non resterà sicuramente senza lavoro. Il problema è che chiudere un aeroporto significa comunque posti di lavoro in meno, perché si capisce bene che avere un aeroporto a Foggia significa avere un ritorno economico, c'è un indotto non indifferente, e purtroppo chiudere l'aeroporto, chiudere il posto di polizia significa dare un segno tangibile che l'aeroporto sarà chiuso, e quindi chiudere l'aeroporto significa mancanza di lavoro significano due cose: o emigrazione o delinquere. È attualmente una chiusura temporanea però? Sì, attualmente si parla di una chiusura temporanea, nella speranza che le promesse fatte dai vari politici di turno nelle varie competizioni elettorali, sia provinciali, comunali che regionali, si realizzino, così come è stato promesso che doveva venire la protezione civile regionale, così come è stato promesso l'allungamento della pista per consentire i voli a Foggia, però al momento purtroppo di queste promesse non vediamo ancora nulla. A tal proposito, siamo a ridosso della campagna elettorale, anzi praticamente già in campagna elettorale, qual è il vostro appello alle amministrazioni e ai candidati? Noi speriamo che in questa campagna elettorale si finisca con le parole e si passa ai fatti.